Popolo di No Problem Ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione dove il cavallo è l'assoluto protagonista. È stata una settimana veramente ricca di eventi, di manifestazioni, ma anche di corse ippiche internazionali in tutto il mondo che hanno visto i cavalli indigeni primeggiare, ma anche in Italia ci sono state grandi gran premi che andremo a vedere. Oggi avremo una puntata ricca di ospiti che ci sono venuti a trovare e vi faremo rivivere un po' quello che era, quello che sarà. E i nuovi proprietari del trotto romano. Però andiamo con ordine, andiamo subito a presentare il direttore dell'ippodromo delle Capannelle che è di nuovo qui con noi, è un grosso piacere, Elio Pautasso. Buonasera direttore, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e buonasera. Informa direttore, siamo pronti alla riapertura di Capannelle? Come no, siamo quasi al rientro stagionale, come si dice. Benissimo, grazie di essere qui accanto a noi. Accanto al direttore di Capannelle c'è un personaggio storico per il trotto nazionale, rientrato nel mondo dell'ippica in maniera veramente veemente, con acquisti e vittorie, e vado a presentarlo subito, Pietro Sinistri. Buonasera Pietro, grazie di essere qui con noi. Grazie Rolando, grazie agli ippici che si ricordano quando ero giovane, adesso sono un po' più anziano. E... Gentleman Drivers anche, no? Tu anche. Hai avuto anche la patente per tanti anni, hai vinto anche diverse corse. Sì, sono ricordi ormai, siamo rimasti solo proprietari. Il cavallino è sempre lì, come io ho Varenne qua e tu hai il cavallino sempre attaccato alla giacca. È un cavallo double fast perché c'è galoppo e trotto. Cioè bene, benissimo, e quindi la passione aumenta. Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte dello studio li presento in coppia perché fanno parte anche di questo team insieme a Pietro Sinistri, che è entrato adesso perché questo è un team già vincente da tempo, l'allenatore Romolo Petrazzi e il presidente dei Gentleman Drivers del Lazio, Carlo De Cesari. Buonasera ragazzi. Buonasera. Contenti di essere qui con Pietro Sinistri? Sì. Felicissimi, è logico. Sicuri? Sicuri? Sicurissimo. Oh, meno male, Romolo. Accanto a loro Giuseppe Moscuzza. Beppe, devi tenere calma oggi la situazione perché hai visto c'è Pietro Sinistri, c'è Carlo De Cesari, Romolo Petrazzi, quindi tanti esponenti del trotto nazionale. Sì, devo avere ancora qualche pillolina di santo liquido, quindi se si eccitano gli diamo dei narcolettici subito che li sistemiamo un po'. Buonasera a tutti. Grazie Peppe anche a te di essere con noi, allora partiamo subito con il nostro sommario. Premio internazionale Longines a Londra, premiato l'ippodromo delle Capannelle. Cavalli dell'anno 2014, plebiscito per Priore Philip nel galoppo. Prussia, eletta nella sezione trotto. Trofeo Carnevale di Agnano alla Derby Winner 2011, Olona OK, Insulchi in sempreverde Giuseppe Pietro Maisto. Oneguin del Ronco, nuovo leader degli anziani indigeni, sbanca anche il Mario Locatelli dopo l'affermazione dell'Encat, sempre all'ippodromo di Vinovo. Dominio assoluto di Paolo Favero nelle siepi nazionali, netta vittoria a Pisa di Sol Invictus nella Gran Corsa siepi nazionale. Tripudio di spettatori per il campionissimo Varen a cavalli a Roma. Bene, come avete sentito, veramente un sommario ricco di eventi, eventi tecnici, ma anche eventi che si sono svolti nel corso della settimana. Però partiamo subito con il direttore dell'ippodromo di Capannelle, Elio Pautasso. Direttore, voi siete stati invitati per un premio importante a Londra, il premio Longines, che tra parentesi vi ha rinnovato lo sponsor anche per il 2015. Sì, noi siamo, la cosa più importante è che abbiamo avuto la conferma anche per il 2015 dello sponsor della Longines sull'Idia Tesio e sulle Signore dell'Ippica, che è la manifestazione collegata nell'autunno del galoppo romano. Poi hanno fatto questo premio che praticamente è il cavallo dell'anno mondiale del galoppo a Londra, l'hanno fatto, è il terzo anno che lo fanno, i primi due anni l'hanno fatto in Oriente, a Hong Kong, in Giappone. E questo ha il merito che va a Longines, che gli va riconosciuto un grandissimo merito, e che oltre a investire ovviamente nelle corse mondiali del galoppo, in questa specialità che a loro credono molto, investono anche nell'equitazione, quindi nel cavallo in genere, sono riusciti a creare un circuito mondiale delle corse al galoppo e sono riusciti a mettere a Londra in una stessa stanza per un premio gli esponenti del galoppo europeo, del galoppo
galoppo americano e del galoppo orientale, australiano e giapponese. E questo è un successo. Infatti, vediamo, ecco qua, Dubai Duty Free. Questo è il cavallo dell'anno, che hanno, il vincitore del Dubai Duty Free, che hanno eletto cavallo dell'anno. Questo grazie proprio al grande lavoro di Longines e del suo vicepresidente Capelli, che è riuscito con un investimento notevole e soprattutto con una tenacia incredibile a creare questo circuito e a far parlare dei mondi che in realtà erano separati. Chiaramente quando tu unisci un mondo separato come sono i tre continenti attorno ad uno stesso tavolo, riunisce anche la parte tecnica, sì. Quindi c'era il comitato Pater, c'erano gli handicapper mondiali che in occasione hanno valutato i cavalli di tutto il mondo, hanno dato i rating. E in quell'occasione abbiamo potuto vedere che anche i cavalli italiani erano presenti all'interno della classifica mondiale, dove Priore Philip, tanto per fare un esempio, ha avuto 120 di rating, e questo è importantissimo per le corse italiane, per le corse di Roma e Milano, perché probabilmente riusciremo a salvare, siamo riusciti a salvare i gruppi, sì. Quest'anno, e probabilmente riusciremo ancora nei prossimi anni, proprio perché grazie a Priore Philip e ai cavalli come lui, questo avverrà sempre più spesso nel poter salvare la nostra ippica. Ecco, direttore, lei è stato a questa splendida premiazione e ha sentito un po' le impressioni per quanto riguarda anche la nostra ippica, l'Italia. Io penso che non è così mal vista la nostra ippica, perché abbiamo fantini che vincono in tutto il mondo e che sono richiesti, cavalli anche, ecco, anche ultimamente Priore Philip è un cavallo che se non vado errato 120 di rating. E poi abbiamo degli ippodromi, Capannelle è la testimonianza, e anche Milano abbiamo visto, ha fatto una stagione esaltante, che rispondono con iniziative, rispondono con grandi servizi per il mondo dell'ippica. No, noi risolto il problema dei pagamenti arretrati con gli stranieri delle corse di gruppo, diciamo che siamo stati sdoganati da questo problema che avevamo nel Comitato Europeo. Adesso tutti stanno un po' facendo il tifo per noi, perché in modo che si riesca a uscire da questo periodo buio in cui ci troviamo e nel quale speriamo di uscire presto, perché l'allevamento europeo, soprattutto la proprietà, i cavalli che girano, le fattrici, è un fatturato importante per l'Irlanda, l'Inghilterra, che hanno gli stalloni, quindi tengono molto a che l'Italia rimanga nella Serie A del galoppo europeo, proprio perché ci sono tanti appassionati che ancora vogliono investire e vogliono comprare i cavalli, allevare i cavalli, quindi insomma loro e ci danno, devo dire che ci hanno dato anche una mano e ce la continuano a dare in termini di sostegno a livello di commissioni della valutazione dei cavalli, dei rating e anche degli ippodromi, insomma. Giuseppe Moscuzza, è un onore e un piacere sentire che dei brand importanti come Longines si avvalgano della collaborazione dell'ippodromo delle Capannelle, quindi ancora puntano sulla nostra ippica. Ma quello dell'Italia all'estero è un tema veramente interessante, perché abbiamo proprio avuto degli scontri questa settimana da corrispondenze americane. Voglio salutare Romanelli che ci segue tutte le settimane via rete, su come i nostri problemi intrinseci non siano stati metabolizzati. Se tu vai a dire all'estero che l'Italia è in crisi, non ci crede nessuno, perché in una stagione riapre Milano, riapre il trotto a Tor di Valle, riapre Livorno, Capannelle, il trotto di Tor di Valle riapre a Capannelle, riapre Livorno, riapre Padova, riapre Merano, gli ostacolisti ritornano, dice, questa siamo davanti al rinascimento totale, e non hanno torto sotto questo aspetto a valutare la situazione, perché davvero la gente si sta riavvicinando all'ippica, è un punto fermo, la gente sta riscoprendo l'ippica anche grazie a una politica oculata che stanno facendo il Ministero delle Finanze di lotta al gioco automatico, che ci sta sotto certi punti di vista decisamente agevolante. È che noi ci portiamo appresso un onere sulle spalle economico che in qualche modo qualcuno deve risolvere. Punto. Direttore, lei è anche presidente di Federippodromi. Sappiamo che ci sono state diverse riunioni proprio con il MIPAF per il rinnovo delle convenzioni, e a breve ci sarà un appuntamento.
Sì, diciamo che le convenzioni sono poi subordinate a un problema che sta, come dire, sul tappeto in questi giorni, che è la quantità delle risorse disponibili per quest'anno. Noi sappiamo che ci sono i famosi debiti ippici che il Ministero sta cercando di risolvere con un ulteriore, diciamo, taglio del 10%, no? No, c'è un ulteriore debito di 30, i famosi 30 milioni dei debiti ippici del 2012 da onorare, che dovrebbero coprire con l'IVA pregressa che dovrebbe recuperare dal Ministero delle Finanze. Se non lo recupera, diciamo, dovrebbe tagliare ulteriormente montepremi. Quindi questo è il nodo del momento. Noi dobbiamo capire come il Ministero intende coprire questo debito ippico che deriva dal decreto, quello che poi è stato impugnato e annullato dal TAR. Questo è un argomento assolutamente importante, perché un ulteriore taglio di 30 milioni alle risorse ippiche nel suo complesso, quindi non sto parlando di società o di montepremi, sto parlando delle risorse ippiche, sarebbe secondo me deleterio. Quindi bisogna che noi risolviamo tutti assieme col Ministero dell'Agricoltura, con il Ministero delle Finanze, noi proprietari, gli ippodromi, eccetera, dobbiamo risolvere questo problema, perché se non lo risolviamo, un ulteriore taglio di 30 milioni, che sarebbe il 20%, insomma, o il 25% addirittura, delle risorse disponibili, sarebbe insopportabile. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per risolvere questo problema. Non possiamo pagare i debiti pregressi con i nostri soldi, questo è sostanzialmente quello che dobbiamo dire. L'abbiamo detto tante volte, continuiamo a ribadirlo, lo diremo anche la settimana prossima al Ministero. Dobbiamo trovare una soluzione in questo, per evitare proprio di andare incontro ad un default che sarebbe inevitabile. E qui in studio abbiamo diverse figure per quanto riguarda i professionisti, ma anche per quanto riguarda i proprietari, i gentleman drivers. C'è Carlo De Cesaris, che è presidente della, appunto, Gentleman Drivers del Lazio. Ecco, Carlo, come state vivendo un po' questa situazione, diciamo, di stallo che c'è nella nostra ippica? Voi puri, i gentleman sono i proprietari che poi si divertono con i propri cavalli. Ma in definitiva lo stiamo vivendo come tutti quanti stanno vivendo questo momento dell'ippica. Noi, ho avuto già modo di dirlo, abbiamo perso uno zoccolo duro che era radicato per quello che riguarda il mondo romano e che conosco sicuramente meglio. Diciamo che c'è stata una diminuzione di circa un 50% di licenze gentleman attive. E questo credo che sia un po' un discorso che si riflette in tutto il mondo ippico, perché se guardiamo anche tutti gli altri scenari, dall'allevamento ai guidatori, agli allenatori, credo che bene o male le percentuali, non so bene, non voglio dire baggianate, ma dovrebbero essere intorno però a questi livelli. Però accanto a te hai un allenatore che io lo definisco anche un allenatore di proprietari, perché Romolo Pedrazzi, potete sapere, è un ragazzo professionista, serio, che però è molto bravo a tenere dei proprietari con sé, a far scegliere ai proprietari i vari driver, perché a lui piace allenare. Ricordiamo che Romolo tiene i cavalli di Zibi Bogniek, tiene i cavalli appunto di Carlo De Cesaris e poi del signore che abbiamo qui accanto in studio, Pietro Sinistri, ma anche Massimiliano Cucchi, che è un altro gentleman. E allora chiedo a Romolo Pedrazzi, Romolo, anche tu stai vivendo un momento di difficoltà per il mancato cioè questi pagamenti che arrivano in ritardo, un po' di situazioni particolari, però la riapertura di Capannelle ha dato un sospiro al trotto romano, no? Beh, penso che, come ha detto Carlo, un 50% in meno di gentleman con la chiusura di Tor di Valle sia anche troppo poco, perché quando si rimane senza un teatro nella propria città diventa difficilissimo far venire la gente, tanto più i proprietari e i gentleman che lo fanno per divertimento. Dover prendere sempre la borsa o la frusta e andare a correre a destra e a sinistra per un professionista è un discorso, per un gentleman che ha un lavoro e quindi il tempo disponibile è meno, diventa perdere una giornata dalla famiglia, quindi i problemi diventavano molti di più. Ora, riaprendo Capannelle, secondo me è proprio uno stimolo per ricominciare e penso che sia fondamentale avere un ippodromo nella capitale e a Milano, che è sempre stato, diciamo, la seconda capitale del trotto, e questa è la cosa fondamentale, e credo che con la riapertura di Roma e la riapertura di Capannelle possa di Roma, Capannelle, di Milano possa veramente ripartire l'ippica a livello trotto, ecco.
anche perché in questa maniera si possono avvicinare sia i proprietari e i futuri gentleman, che vedo, che io vedo, c'ho per esempio Staffieri, che è un ragazzo che corre negli universitari, ora è intenzionato a prendere la licenza di gentleman proprio perché si è aperto un nuovo posto vicino casa dove poter correre. Poi ci sono tanti aspiranti allievi, a Torino c'è un gruppo importante che sta venendo su molto bene in campagna, però io vorrei, per concludere questa prima fase, poi logicamente coinvolgiamo anche Pietro Sinistri, vorrei chiedere al direttore delle Capannelle, che logicamente ha detto che il galoppo riaprirà, se non vado errato, il 2 marzo, primo marzo, e poi il trotto invece il 4 marzo, credo. Ecco, logicamente il trotto è in attesa anche di queste benedette luci, di questi benedetti permessi che il comune sembrerebbe che ancora non vi ha concesso. In realtà no, manca poco, nel senso che diciamo, la procedura di rilascio dei permessi è stata avviata da tempo, sono arrivati tutti i pareri positivi, compresi quelli più delicati, cioè le sovrintendenze, che sappiamo essere sempre quelle più delicate, sono arrivati tutti. Adesso bisogna solo sbloccare una cosa al dipartimento, diciamo una procedura al dipartimento dell'urbanistica, i quali dicono che per loro bisogna usare la procedura della licenza edilizia, mentre la procedura è iniziata dal dipartimento sport, giustamente, come ha sempre fatto in questi casi, è la procedura della manutenzione straordinaria. So che entra un po' nel tecnico, ma insomma bisogna essere chiari in questo caso, soprattutto perché anche se è manutenzione straordinaria, non viene approvato con un provvedimento dirigenziale questo lavoro, ma comunque viene approvato con una delibera di giunta, in ogni caso, quindi è praticamente un provvedimento dirigenziale supportato da una delibera di giunta, come se fosse una licenza edilizia. Evidentemente i tecnici del Dipartimento del Patrimonio e della Programmazione Urbanistica non hanno ben focalizzato questo problema, glielo stiamo spiegando bene, noi, l'assessorato allo sport, il Dipartimento allo Sport, e credo che insomma di qua... Ce la facciamo ad avere le luci per quest'estate o quantomeno per affrontare poi l'inverno 2015? Ma no, io penso proprio che noi stiamo lavorando, perché abbiamo già anche avviato i contatti con le ditte che potrebbero fare i lavori, eccetera, quindi mi auguro di essere pronti per il notturno. Perché poi voi vorrete ottimizzare, come già ne abbiamo parlato in altre trasmissioni, il discorso anche scuderizzazione, il discorso anche del palo d'arrivo, no? Di quello noi abbiamo... La torretta che è provvisoria per il momento. Certo, la torretta provvisoria, quella definitiva, sta proprio nel progetto delle luci, quindi verrebbe regolarizzata, esatto, in questo senso. Per quanto riguarda i box, noi abbiamo presentato anche lì un progetto di spostamento dei box stanziali al di qua delle tribune, con tutto un percorso nuovo studiato per l'ingresso in pista, insomma, comunque facendo passare i cavalli... Coinvolgere anche il pubblico. Esatto, il pubblico deve passare, i cavalli devono passare nel pubblico, anche lì insomma appena finiamo un lavoro cominceremo subito sull'altro a, come dire, a pressare i tecnici del comune affinché... Ma queste sono dichiarazioni importanti, Beppe, io credo, perché sono notizie importanti, perché come si stanno portando avanti i lavori del nuovo ippodromo a Milano, anche Capannelle sta lavorando per queste ottimizzazioni dell'impianto. Dunque, sia chiara una cosa, c'è stato uno tsunami quando si è chiusa Capannelle, si è detto il divano. Lo tsunami ha avuto delle ricadute e ha avuto anche l'esodo, come diceva giustamente il nostro amico Carlo, di una gran fetta di dilettanti che si erano stanzializzati attorno a questi locali distrutti. Ma nel ricambio, cioè Milano ha avuto anche 5 ippodromi nel secolo scorso, sempre che si miglioravano, si è spostato, prima c'è venuta la ferrovia e l'ha dovuto spostare da un'altra parte, poi ha cambiato location e adesso ne sta trovando un terzo o un quarto, chissà, la Maura e compagnia bella. Quindi l'avvicendamento logistico è nella realtà delle cose, non è un evento catastrofico. Ricordo che pensare a New York senza Roosevelt, poteva fare il Meadowlands, ha preso il posto nel New Jersey, si è spostato in, esatto, New Jersey per motivi geografici. Bene, è New Jersey, però no, una cosa voglio, sì, dire, non c'è il minimo dubbio che la realtà ripartirà più forte. Per quanto riguarda il discorso dei gentleman persi, sono smarriti, ma torneranno appena portate avanti le migliorie di... Basta pensare a quello che ha fatto Merano, che addirittura è diventato leader della catena degli ippodromi,
soltanto dando nuove licenze a persone, amici del cavallo, che avevano patenti fise, li ha rimessi, ha aumentato il numero dei partenti, ha aumentato gli incassi, ha aumentato la gente che va a vedere. E tra parentesi, nell'ordine naturale Satalì ha fatto anche un corso proprio alle capannelle, no? Proprio sì, sì, per le nuove patenti. Abbiamo fatto un corso per cavalieri dilettanti, ovviamente al galoppo, e ha avuto un buon successo, ne ripeteremo un altro a breve, anche perché ci è richiesta. Ci sono tutti questi appassionati del cavallo, che sono veramente tanti gli appassionati del cavallo, non delle corse ma del cavallo in genere, e che portarne qualcuno all'interno del nostro settore, insomma, è facile che compri qualche cavallo. Allora, ho tenuto un po' in panchina a scaldarsi Pietro Sinistri, che sorride logicamente, perché così l'ho fatto rientrare un po' nel clima dell'Ippica, dove già c'è rientrato, e per scaldarlo ancora meglio gli ho fatto una sorpresa che adesso ci andiamo a vedere con l'audio originale della corsa. Quindi, prima di parlare con Pietro Sinistri, regia, sec mo. Interno Smart B, parte forte anche Sanremo Sibo, veloce Scorpano, invece in rottura Shanghai VIP, Sofocle Egral tenta di andare al comando sopravanzando Sanremo Sibo, di galoppo anche Sultano del Pino imitato da Sictory Jet, dunque lontani dai primi i due gubellini, mentre Secmo si è sistemato in settima posizione allo steccato, conduce Sofocle e Graal nei confronti di Sanremo Sibo, in terza posizione alla corda e Scorfano, mentre Glauco Cicognani ha spostato immediatamente Secmo e punta deciso verso Sofocle e Graal, che concede strada all'avversario, dunque momento veramente importante della corsa. Ha pigiato immediatamente sull'acceleratore Glauco Cicognani, è il favorito del derby, dopo 700 metri di gara è al comando. Secmo conduce nei confronti di Sofocle e Graal. Poi vediamo in terza posizione Sanremo Sibo, mentre per onerose corsie esterne è Snappy Trio. Scorfano è ancora ingabbiato alla corda, si viaggia sul piede dell'1.15. Secmo al comando nei confronti di Sofocle e Graal. Poi in corda Sanremo Sibo, Snappy Trio, mentre c'è l'avanzata in terza ruota da parte di Smart B, che va a superare Snappy Trio e si porta al sediolo del battistrada. Mezzo miglio alla conclusione, Secmo insidiato da Smart B, poi Sofocle e Graal e Snappy Trio, più indietro Sanremo Sibo, quindi anche Simon Jet nelle prime posizioni quando mancano 600 metri alla conclusione della gara. Ora il ritmo è rovente, ancora un'accelerazione da parte di Secmo, che è sempre tallonato da Sofocle e Graal, che sembra ancora bene in mano, mentre ha un arresto Smart B. Si libera anche Scorfano, che è addirittura in terza ruota, mentre in corda è ora Snappy Trio. Ultima curva per Secmo, incalzato da Sofocle e Graal, addirittura d'arrivo di questa edizione veramente palpitante del derby italiano di trotto, con il favorito che imbocca l'addirittura d'arrivo. Glauco Cicognani e Secmo sono in vantaggio, ma devono difendersi da Sofocle e Graal. È un finale ancora tutto da decidere, ma c'è una lunghezza di vantaggio per Secmo alla frusta, ed è lui il leader della generazione. Ancora una volta batte Sofocle e Graal, poi Scorfano, quindi Santiago King. Una vittoria sofferta. Il ragguaglio al chilometro è di 1.15 secco, dunque è battuto il record appartenente a Mint di Jesolo, una cavalleresca stretta di mano. 20 anni dopo, Pietro Sinistri. Pietro, che cosa ti ho fatto provare con questo filmato che tu avrai visto e rivisto? Ma è una grande emozione, soprattutto anche 20 anni dopo si vede nel mio volto, nei miei capelli, si vede un po' in tutto l'aspetto. Che poi tra parentesi aveva fatto il record della corsa, aveva battuto Mint di Jesolo. Beh, fu un record anche abbastanza, diciamo, incoraggiato dal fatto che Sofocle e Graal ci mandò dopo 400 metri. Il cavallo era già forte girando sempre all'esterno, andando in corda fece il record del Abbiamo visto un parterre gremito con un urlo della folla clamoroso.
Dopo 20 anni tu rientri nell'Ippica con tuo cognato, perché ricordiamo che Carlo De Cesari è il marito di Susanna, tua sorella, che salutiamo con grande affetto. E ecco, che effetto ti fa rientrare? Sei rientrato con grande entusiasmo, tra parentesi con buoni risultati anche. Devo dire che l'entusiasmo ippico c'è in me da sempre, trasmesso da mio padre, ancora da Villa Glori, quindi parliamo di veramente... Grande Albertone, un bacio. Alberto, non è più presente. Noi ce ne dispiace veramente tantissimo, adoravamo, viaggiava col cavallo e certe volte ci dormiva pure accanto. Beh, sì, testimone io, perché l'ultimo anno che Secchio ha corso l'ha portato in scuderia nostra da Giampaolo Minnucci. Prego. Ecco, questa è la passione di viaggiare con il cavallo, di stare con il cavallo. Per il proprietario è giustificato, per i nuovi proprietari che dovrebbero tornare nell'Ippica o ritornare, come un invito è tornate nell'Ippica, perché il cavallo è una passione, e una passione nella vita va coltivata. Ora, tornando al parterre, che è una cosa molto importante, qualsiasi spettacolo ippico o teatrale senza pubblico soffre un po'. Io devo dire che ho viaggiato in questi ultimi anni, sono stato a Dubai, sono stato in Inghilterra, in Francia. C'è la passione per il cavallo, c'è la passione per l'ippica, c'è anche il pubblico. Ora, non so, io non sono la persona deputata a risolvere questo, ma penso che il pubblico possa tornare nei nostri ippodromi se troverà anche uno spettacolo parimenti interessante. Non credo che alla Ida è sempre pieno e magari in altre rappresentazioni c'è meno gente. Ora, il merito degli ippodromi, e ne abbiamo parlato, da Villa Glori si passava a Tor di Valle, a Tor di Valle a Capannelle, è storico, come dice Peppe Moscuzza, però la passione c'è. C'è anche forse la volontà di ritornare, bisogna solo fare quel passo in più di riportare le persone, non solo per l'ippica, per il cavallo, ma anche con degli eventi nello stesso teatro. Parlo qui con l'ingegner Podasso, che mi immagino si volesse vedere 10.000 persone per l'ippica, ma anche per un concerto di un cantante. Ora non posso pensare che Vasco Rossi di giugno venga a Roma a fare un concerto con 30.000 persone, quando interrompe la sua canzone partono i nostri cavalli. Oggi possiamo sacrificare i nostri cavalli ad aspettare Vasco Rossi, però in contracambio abbiamo un un'idea pubblico. Di creare... Creare questa cosa che è un po' il palinsesto globale, che lo spettacolo di per sé del cavallo è bellissimo per gli ippici, ma se siamo in pochi a vederlo, forse è uno spettacolo un po' magro. Quando portando nuove persone, come la domenica a Capannelle è piena di persone che vanno sui prati da marzo a giugno per fare il picnic, la scampagnata, sì. Poi magari si avvicina a un ippico, scommette un euro, il bambino vede il cavallo, che poi parliamo del cavallo come terapia anche per gli umani, che molto è usato il cavallo come terapia. Guarda Pietro, intanto vediamoci le immagini delle premiazioni dei cavalli dell'anno 2014, sì. Perché ecco, tu stai facendo un discorso veramente sano e logico, e queste sono premiazioni importanti, perché qui vediamo Stefano Luciani, allevatore di Priore Philip, un cavallo che adesso in tutto il mondo stanno diciamo guardando, seguendo e vedendo le vittorie che ha fatto. E questo è un discorso, no Beppe, il fatto dei cavalli dell'anno, che porta i proprietari, tutti gli operatori ippici a trovare quella sprint per cercare di ripartire. Guarda, rientra un po' quello che ha appena detto sul cavallo dell'anno, su quello che diceva Pietro prima, perché l'aveva dismesso l'Ippica, incredibilmente l'aveva dismesso, era una delle manifestazioni, abbiamo visto Longines prima cosa ha trasformato, cosa ha saputo ricavare da un evento tipo l'assegnazione del titolo del cavallo dell'anno, cosa oceanica, bellissima, internazionale ai massimi livelli, e addirittura l'aveva dismesso. Napoli se n'è andata a riprendere assieme al giornale online che lo ha, e anche a me che gli ho dato un po' di continuità nel tempo dal punto di vista statistico eccetera, e adesso è un evento, è uno di quegli eventi a cui accennava Pietro prima, è una possibilità di allargare. Napoli è riuscita a ritornare in vita attraverso questi aspetti, c'ha la discoteca, c'ha il cinema, ha i bambini che sono un investimento nel medio e nel lungo termine straordinario. Ha investito financo nel carnevale,
in tutte le iniziative possibili e immaginabili, ha un centro di rieducazione ippica per l'ippoterapia, quindi ha un progetto di investimento globale sul cavallo, che vorrei avessero tutti gli ippodromi, questo sì, che vorrei fosse coltivato con amore e con passione da tutti gli ippodromi, e potrebbe essere la chiave. Carlo, io ero presente a queste premiazioni, c'erano tanti gentleman drivers campani, ma anche del Lazio, che erano venuti per vedere appunto le premiazioni svoltosi ad Agnano domenica per i cavalli dell'anno 2014. Anche queste sono iniziative che fanno bene all'Ippica. Beh, io credo di sì, insomma, penso che mi vada riconosciuto che sia stato sempre uno che ha cercato di aggregare il nostro mondo con feste, premiazioni anche locali e quant'altro. Devo dire che prima non volevo essere un po' pessimista quando ho dato quei dati di taglio che abbiamo. Io anzi sono molto ottimista, perché credo che noi abbiamo raggiunto il minimo storico, e quando si arriva a un certo punto non si può solo che risalire, e devo dire che anche nel nostro mondo gentleman già ci sono questi segnali, nuovi gentleman che hanno ripreso la patente, hanno riattivato, hanno comprato nuovi cavalli, adesso parliamo pure di Pietro Sinistri, insomma, che io pure lo sto spronando a riprendere la patente, logico. Può darsi che un giorno ci riuscirò, adesso vedremo un po' quello che si sente. Comunque il fatto che sia rientrato è già sinonimo di una positività del nostro mondo che sicuramente ci sarà. E poi guardate, ha detto una cosa, abbinare le corse ad eventi, noi Cavalli dell'Anno erano abbinati anche alle corse, e c'era un bel trofeo carnevale che ha avuto grande successo, perché poi tra parentesi questa cavalla All Uno Ok sarà invitata a lotteria di maggio ad Agnano, andiamocela a vedere, la vincitrice della finale, pensate un po', All Uno Ok della scuderia Mondia Sport di Franco Zavaglia aveva vinto il derby nel 2011, l'ennesima figlia di Varenne, e qui andiamo a ritoccare un altro tasto, Romolo, che Varenne da stallone sta dando dei prodotti eccezionali. Beh, non c'erano dubbi, insomma, voglio dire, un cavallo di una levatura tale non poteva sbagliare come stallone, era quasi una sicurezza. Penso che quelli che avevano dei dubbi, insomma, devono ricredersi, insomma, perché quanti derby hanno già vinto i figli di Varenne? Quattro quindi, derby i figli di Varenne hanno vinto. Non so quanti ne vinceranno, ancora ne vinceranno. La guida perfetta di Giuseppe Pietro Maisto, che è il sempreverde, l'ho detto io nella presentazione del sommario. Prego Beppe. No, questa corsa è una invenzione di Napoli, nel senso che il trofeo Carnevale magari era un premio, un clou, un nome di un clou, come può essere premio Giovanni o Pasquale, però è diventata una corsa che qualifica al Campiri, il Campiri dà diritto a partecipare alla lotteria. Quindi sai, non è più, diventa interessante, non è più l'Europa League che dice vabbè pazienza, no, poi l'Europa League qualifica la Champions. Ma guarda che bella, arriva a 5. Apposta, che sono vincitori di derby, tutti i cavalli di categoria. Oltre il secondo con Giuseppe Ruocco, è veramente venuta fuori una bella corsa, una bella finale che ha visto la vittoria di All Uno Ok. Bene, prima di andare in pausa, io a Pietro Sinistri gli chiedo, però tu eri già rientrato nell'Ippica con il galoppo. L'hai detto anche prima in presentazione. Non so se lo posso dire, sì. Come? Effettivamente dopo 7 anni di astinenza totale, anche l'uomo ha bisogno di sfogare i suoi istinti, e giustamente mi sono lanciato nell'istinto del galoppo, dove ho vissuto 6 anni di bellissimi, devo dire, perché ho trovato un ambiente molto molto accogliente, l'ippodromo era quello delle Capannelle, dove prevalentemente. Tu hai iniziato con Angelo Candi. Se non con Angelo Candi, per scherzo abbiamo comprato 2 cavalli in società, come si fa all'inizio, poi lo scherzo è diventato un grande divertimento. Routine. Beh, una routine, abbiamo vinto 2 listed, abbiamo, diciamo, nel periodo bello di questi 5 anni, 2 listed, piazzati in gruppo, abbiamo avuto cavalli anche a reclamare, però la passione per l'Ippica, scuderia con 6-7 cavalli, è stato un bel passaggio. Poi al momento critico dell'Ippica io mi sono ritirato per un motivo anche economico, perché non era sostenibile nel galoppo con i costi che c'erano. Sono un pochino più alti. Esatto. E sono, come dicevamo, delle borse, cioè, nel fondo più totale dove siamo arrivati è come le borse. Ormai se le borse sono crollate negli ultimi 2-3 anni non possono che risalire. Quindi io auguro all'Ippica, darò il mio contributo come proprietario, anche come idea, di ripartire da questo fondo per risalire la china
nel più breve tempo possibile. Detto questo, lasciamo la linea a nostra regia, ma non andate via perché ci sarà una seconda parte ancora più importante della prima. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC, cavalli italiani, cavalli vincenti. Dal più grande campione Varenne, una grande genealogia. La trasmissione a lui dedicata vi porterà a conoscere il valore del capitano e dei suoi tanti figli, vincenti sulle piste di trotto di tutto il mondo. Varenne Dynasty, un appuntamento da non perdere, mercoledì alle 19 ed in replica domenica alle 10 su Uniresat, canale 220 di Sky. Social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'ippica e su Uniresat. Diventa fan della pagina Facebook. Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Bentornati in diretta amici di No Problem Ippica, seconda parte del nostro talk show sul mondo del cavallo. In studio abbiamo, vado subito a ripresentarli, Pietro Sinistri, grazie di essere qui con noi, il direttore dell'ippodromo delle Capannelle Elio Pautasto, grazie Elio anche a te per essere in studio, e poi dall'altra parte dello studio in coppia Romolo Pedrazzi e Carlo De Cesaris, allenatore e gentleman drivers per quanto riguarda la presidenza del Lazio, e Peppe Moscuzza logicamente pronto lì con tutte le sue news. Ma adesso Peppe ci andiamo a vedere il premio Mario Locatelli, che era un gruppo 2 dove c'era rientro di McGrace SM. McGrace SM che rientrava dopo la sosta di circa tre mesi, è riuscito ad andare al comando, però è terminato quarto. Allora io chiedo all'allenatore intanto Romolo Pedrazzi, McGrace è in preparazione per cercare il quarto lotteria da vincere, ecco, ma è un cavallo secondo te che deve continuare a rimanere in attività o quantomeno ormai ha dato tutto? Domanda dalle 100 pistole, no, come diceva il povero Paolo Pedrazzi. È una domanda semplicissima. Secondo me l'unico che può sapere questo, al di fuori di tutto quello che si parla, è l'allenatore. Lucio Colletti, esatto, giustissimo. Perché lui sa come l'ha portato a questa corsa. In Italia si vedono le cose diverse. Un po'. Se tu vedi in Francia, faccio un esempio, quando si prepara un cavallo per l'Amérique, lo vedi spesso e volentieri arrivare terzo, quarto, quinto e nessuno dice niente. Cioè, ho visto cavalli tipo Ridikesh correre là di dietro e nessuno apriva bocca. In Italia, come si perde una corsa, sembra sempre aver perso chissà che cosa. Ora, se il cavallo Lucio l'ha a corso in preparazione, secondo me il cavallo non ha corso malissimo. Se il cavallo era all'ultimo stadio, allora c'ha qualche problema. Ecco. Perché il cavallo poi anche nelle sgambature, come meccanica e come
e presentazione è presentata alla grande. Il cavallo, era bello, è sempre anche molto bello, no Beppe? Il cavallo non era bello, ma bellissimo. E per quanto riguarda Romolo, giustamente dice bisogna vedere com'era il livello. E senza andare a chiedere alla Maga Circe, quando un cavallo rientra da così tanto tempo non può mai essere all'ultimo buco, perché anche se è preparatissimo mancano le corse. Ci ha pensato poi il buon Dinardo con un bel 27 a partire. E una chiusa anche forte, 28, sì, ma e poi con qualcosa. Quel 27 ha tolto, perché quando rientri, Romolo qua me lo può insegnare, quando rientri e fai subito un bel 27, strappo, la corsa sì, l'hai finita. Beh, ricordiamo che Leone Guinderrocco aveva vinto già il l'Encat e quindi conferma questa bella stagione che ha iniziato con il team Tufano allenamento, Antonio Dinardo il proprietario, e quindi il cavallo è veramente presentato alla grande. Al secondo posto Rodeo Drive OK con Andrea Guzzinati da Catch Driver per Pietro Cubellini, che termina terzo con OCN che ha sbagliato poi tra parentesi al via, ha avuto anche un piccolo impass. Quarto è McGrath SM. Ecco, però io credo che, come ha detto Romolo Petrazzi, se il cavallo è in preparazione per il lotteria sicuramente è un cavallo che deve rimanere in attività, e Lucio Colletti può migliorare, può migliorare sicuramente. Adesso ci andiamo a sentire l'intervista proprio di Elisabetta Busso al termine della corsa ad Antonio Dinardo. Antonio, complimenti. Complimenti soprattutto a Francesco, che veramente con questo cavallo sta facendo dei numeri. Speriamo di continuare così, possiamo arrivare a qualche parte di buono. Senti, allora, una corsa pazzesca, perché 27-1 a partire, contenuto McGrath, poi dopo l'hai passato facendo ancora un 28-3, un cavallo strapronto. Senti, io una volta che sono rimasto davanti ho tentennato un attimo a mandare McGrath, però sai, diciamo la verità, lui comunque è un cavallo, c'è cioè un campione. Ho detto vicino a Roberto, Roberto, mollo, fammi correre. Poi la corsa è venuta tutto bene, e il cavallo ha risposto bene. Con i ferri, come diceva Vincenzo. Sì, con due turbi leggeri, cambia poco con i ferri o senza. Bene, complimenti a tutto il team napoletano per la vittoria del Locatelli per Honiggin del Ronco. Io ricoinvolgo Pietro Sinistri, perché lui ha un occhio particolare verso Torino e cavalli che corrono a Torino. Tra parentesi, ne hai comprati due da Mauro Baroncini, che te li ha dati in perfette condizioni, Oreo Pro Nobis e Painkiller Va. E come mai tu stai scegliendo cavalli al nord invece di sceglierli magari in campagna, oppure sceglierli in Toscana dove ci sono ottimi cavalli anche lì? Beh, veramente li scelgo al nord con i consigli del sud, perché Tommaso Di Lorenzo, che è un guidatore di Baroncini, amico di Petrazzi, mi ha segnalato veramente tre cavalli, quelli in cui io sono rientrato, perché c'è anche Trackmark, un puledro che di 3 anni che ha già vinto. Preso sempre dai Baroncini? No, sempre al nord, da Milano. La mia teoria è che i cavalli presi al nord e portati a Roma, al sole, a Torvagliani, al mare, con le piste morbide, comunque migliorano di qualità e anche soprattutto di qualità di vita per il cavallo. Quindi il cavallo, se è felice, se è contento, se sta al paddock, se sta al sole ed è ben curato e allenato, secondo me può migliorare. Ma questo vale anche per l'umano. Guarda, chi lavora a Milano e viene a Roma. Hai aperto un tema importante, perché Romolo Petrazzi con la sua famiglia, Giovanni Petrazzi e Roberto, sono sempre stati all'ippodromo di Tor di Valle, hanno sempre tenuto i cavalli in ippodromo, poco in allevamento. Logicamente ha chiuso l'ippodromo e loro hanno dovuto trovare un allevamento, e da tanti anni, ormai da diversi anni, da quando ho chiuso Tor di Valle, sono all'allevamento di Savarese, così chiamato, un allevamento a Tor San Lorenzo, dove vicino c'è anche il mare, no Romolo? Sì, si può tranquillamente lavorare i cavalli al mare, e penso che io non ero pratico, mi sono fatto consigliare da degli allenatori tipo Antonio in Prota, che era molto pratico, perché sai, ogni cosa ha bisogno di, insomma, bisogna sempre imparare. Beh, diciamo, ho fatto la premessa che voi avete sempre lavorato in ippodromo, sempre in ippodromo, no? Come certo, famiglia. Certo. Ah, io ho lavorato anche in centri di allenamento fuori da Roma, diciamo, sono stato a Prato, alla Finauto, però in generale noi siamo sempre stati a lavorare all'ippodromo. Sicuramente non avevo, diciamo, esperienze sul mare, però mi accorgo che per alcuni cavalli il mare è molto positivo, insomma, dà delle cose che un tipo di allenamento normale, classico, non ti dà. Ecco, si può
aumentare il tono muscolare senza fare dei grossi stress nelle articolazioni, e questo è un ottimo risultato. Cioè, Beppe, prendi nota, perché qui è la famiglia Pedrazzi, bisogna fare un bel canter, storie di uomini e cavalli, la nostra trasmissione di punta. Quindi tempo, prendi nota, no Beppe? Bisogna andare lì con le telecamere. Andremo adesso con Giovanni a ripercorrere un po' di storia familiare, che tra l'altro si incrocia con la storia familiare di altre dinastie, perché certo, con gli Ossani. Sì, mia mamma era sorella di Gioacchino, di Cencio, quindi Romolo, Emanuele, Patrizio sono miei cugini. Famiglie nel Trotto ce ne sono molte, non solo nel Lazio, ma in giro per tutta l'Italia, e quindi da qui bisogna ripartire per il rilancio del nostro settore. Vorrei ricoinvolgere di nuovo il direttore Elio Pautasso, perché adesso noi ci andiamo a vedere un gruppo 1 riservato agli ostacolisti. Logicamente Capanelle doveva fare qualcosa, decidere la pista di trotto o tenere gli ostacoli. La scelta era logica, perché gli ostacoli è un momento che purtroppo ci sono pochi cavalli, un solo allenatore, possiamo anche dirlo, che è Paolo Favero, che è il leader indiscusso, però le idee sono venute anche di fare un ippodromo, se non vado errato, un ippodromo dove stava prima, appunto sulla via Flaminia, se non vado errato, dove era l'esercito, no? Tor di Quinto. Sì, Tor di Quinto, no, esatto. Diciamo che più che valutare il numero di corse o che il fatto che Favero è solo allenatore, peraltro meritevole assolutamente, di grande qualità, peraltro noi abbiamo avuto una richiesta da parte del proprietario dell'impianto, che era il Comune di Roma, sì, che è chiuso il trotto, e non solo da parte di Roma, insomma del Movimento Ippico Nazionale, oltre che dal proprietario, sì, ed abbiamo un po', diciamo, una scelta obbligata è stata la nostra, ecco, voglio dire questo, però ben lieti di averla fatta. Sugli ostacoli a Roma non è facile, perché Tor di Quinto è un ippodromo dei militari, devo dire che non nascondo di non aver tentato questa strada, ma è molto molto complicata, non lo so, quindi al momento non... Tanto vediamoci le immagini nel meraviglioso parco di San Rossore, dove c'è stata questa gran corsa siepi nazionale, gruppo 1, vinto da Sol Invictus, allenato da Paolo Favero. Ecco, anche qui Pisa si adatta in particolar modo, con un parco del genere, a fare una pista d'ostacoli, si è messa subito a disposizione, già ce li aveva, però li ha potenziati. No, già ce li aveva, e poi Pisa è in un posto stupendo, un ippodromo peraltro che fa parte della nostra associazione, ma insomma al di là di questo non sta a me decantare la magnificenza di questo ippodromo inserito nel parco di San Rossore, naturalistico, di uno splendore assoluto. Ha incrementato le corse e gli ostacoli, come giusto che fosse stato, proprio perché una parte sono andata a Merano, una parte a Milano e una parte a Pisa. Insomma, anche Milano ha fatto una grande opera nel riattivare gli ostacoli. Direttore, io penso come Moscuzza, siamo d'accordo che il settore ostacoli non deve morire, anzi assolutamente fa parte della nostra cultura ippica, gli ostacoli, ci sono ippodromi che sono scenari strepitosi come Merano, però anche questo va un po' un attimino riformato come calendario, come programmazione e anche come montepremi, io credo. Certo, ha subito dei tagli notevoli negli anni passati, insomma, perché avendo un montepremi più alto, ovviamente per effetti ovvi, naturali, che insomma i cavalli ostacoli corrono meno, quindi hanno i premi più alti, ha subito a quel punto un taglio maggiore, quindi questo va rivitalizzato, probabilmente andrebbero fatti anche investimenti in termini di formazione di nuovi cavalieri, di nuovi allenatori, andrebbe ricreata la passione su questa specialità, che torno a ripetere, quando noi avevamo gli ostacoli a Roma è il più grande collegamento tra il mondo del cavallo in genere e l'ippica, perché è chiaro che il mondo dell'equitazione ricordiamo, esatto, Dinzeo venivano a correre alle Capannelle, esatto, in particolar modo Raimondo, se non vado errato. I militari, adesso i militari hanno meno attività di corse, ma tutto proprio il mondo dell'equitazione, esatto, e del completo, sono collegati con le corse ostacoli, per cui secondo me bisogna investire. Coinvolgo Pietro Sinistri su questo dibattito, perché si parla di montepremi, si parla di nuovo logicamente di soldi che devono essere distribuiti nell'ippica, e Pietro, tu avevi un'idea per quel discorso di 30 milioni che mancavano nel 2012, ne parlavamo prima quando c'era il break. Dunque, l'idea sarebbe secondo me molto semplice, anche finanziariamente
Intanto distribuire i 30 milioni a chi li deve avere, e quindi una risorsa che ritorna agli ippici che hanno i cavalli. Però dilazionare questo, erogare i 30 milioni subito e dilazionare il debito, come poi va di moda in Grecia, va di moda in Argentina, in Brasile, è stato dilazionato tutto. Come ripartire? Siccome il Ministero deve erogare i 30 milioni, bisogna sottoscrivere una fideiussione a riguardo dei 30 milioni erogati, che verranno ridistribuiti, cioè restituiti dal comparto ippico, adesso non so il dettaglio se trotto, galoppo, ippodromi, nei prossimi 7 anni. 7 anni o 5 anni, gli interessi moratori oggi, conviene comunque agli ippici avere i 30 milioni e pagare gli interessi nei 5 anni, mettiamo al 3,5-4%, l'interesse è minimo e la garanzia è massima, perché se gli ippodromi danno le fideiussioni, se i proprietari garantiscono sui premi che debbono avere il ritorno di quello che gli era comunque dovuto, noi abbiamo risultato mettere 30 milioni, un quantitative easing del trotto che già, o del galoppo o degli ippodromi che gli spetta, e comunque ripartiamo con la macchina. Poi spostare il debito, che poi era un credito per noi ippici, quindi noi incassiamo il credito e magari lo garantiamo noi. Poi nel tempo riduciamo il nostro montepremi di 4-5 milioni, non di 30 subito. Quindi l'idea è di redazione, però prima di cosa fondamentale è togliere i debiti e dare i soldi agli ippici. Poi come fare a incrementare il montepremi, magari nel prossimo giro di, se c'è tempo, posso dire una proposta magari. Sì, sentiamo allora Beppe Muscuzza. Intanto Beppe, è l'uovo di Colombo, c'è anche il pagamento in dracme, volendo, insomma, potrebbe essere valutato, perché non è che parliamo di un settore che ha una carenza di liquidità, un credito che è niente rispetto all'indotto, 50.000 famiglie. Cioè, l'intera fienagione di 3 macro regioni, Lazio, Umbria e Campania, l'intera fienagione, cioè, quindi si tratta di una ricaduta, se noi chiudiamo, la ricaduta agricola sarebbe devastante. Quindi, come diciamo sempre, è una filiera il nostro settore, però voleva intervenire il direttore Pautazzo. Sì, sì, noi questo argomento, poi tecnicamente bisogna vedere come realizzarlo, ma il fatto di il concetto che esponeva Pietro Sinistra adesso era quello di rinviare il debito. Vediamo, la Grecia lo sta facendo, lo fanno tutti, insomma, quindi noi dobbiamo assolutamente rinviare il debito. Non possiamo, oltre che sarebbe immorale, pagare i debiti con i nostri soldi, insomma, quindi è veramente una cosa che non sta in cielo, né cielo né terra, né anche giuridicamente, secondo me. Ma al di là di questo, hanno come dire l'aggancio anche al Ministero per rinviare questo debito e non scontarlo tutto quest'anno. È stato annullato il decreto, come lo chiamate? È stato annullato. È annullato, dobbiamo farne un altro, rifacciamo. Quello prevede che venga pagato il debito quest'anno. Noi facciamo un altro spalmando il debito negli anni successivi, mi sembra assolutamente. Poi c'è un discorso che io vorrei aprire, un dibattito qui in studio, per il discorso del marketing, del rilancio del nostro settore. Ma noi abbiamo, e vorrei che la regia partisse con le immagini, del nostro testimonial principale al momento dell'Ippica Varenne, è stato a cavalli a Roma e sabato passato ci sono state 40.000 persone a visitarlo, un tripudio di persone, gente che accarezzava il cavallo, voleva fare le foto. Noi siamo stati con Giampaolo Minnucci, Enzo Giordano, è venuto Maurizio Mattioli, che fra poco vedrete, lui disponibile con tutti, ma gente, ecco, guardate, famiglie, gente che viene a salutare il cavallo senza e pensare all'ippica, chi è, chi non è, ma con un testimonial così, ma come si fa con lì a Giordano, la figlia di Giampaolo, Anna che cura Varenne, che ha iniziato l'attività stalloniera proprio in questa settimana, a 20 anni questo cavallotto, ricordiamolo, li fa il 18 maggio, tra parentesi anche mia figlia Martina, vediamo, e c'è stato un tripudio, però. E qui vorrei far coinvolgere, guardate, sorride alla gente, cioè è emozionante quello che fa questo cavallo, però vorrei coinvolgere appunto De Cesaris, perché lui sta anche nel settore al di fuori dei cavalli, il suo lavoro, lavora con grossi marchi internazionali dell'elettronica. Perché noi non creiamo veramente un discorso di rilancio partendo da queste bandiere?
Bella domanda, se avessi la risposta. Ma io credo che un po' di cose a noi comunque mancano. Uno, che abbiamo perso una credibilità e che dobbiamo riconquistare, perché ci abbiamo messo anche un pochino del nostro. E poi sicuramente, l'hai detto te come parola, insomma, anche il marketing che utilizziamo nel nostro mondo non mi sembra che sia dei migliori. A mio avviso, insomma, non faccio politica, non voglio entrare nel merito, ma anche il nostro ente tecnico penso che abbia perso molte caratteristiche che dovrebbe avere, cioè che dovrebbe essere proprio un ente tecnico. Oggi di tecnici mi sembra che ce n'è abbastanza poco. Gli enti tecnici bisogna ricrearli, questo sta nella nuova delega fiscale. Credo che sia fondamentale. No, direttore, gli enti tecnici che devono essere riformati. Adesso nella delega che sta andando in approvazione, vedremo nei prossimi giorni, c'è proprio la creazione degli organismi tecnici, proprio è previsto tra l'altro nella legge, quindi andrà fatto assieme ad altre cose, quindi vediamo come riuscirà e credo che sia l'unico modo per venire a capo. C'è un signore lì che viene spesso a Capannelli, si chiama Enzo Carinei, è dietro, vedete, un vecchietto, ho detto un nome così, Enzo Carinei. Cioè, parliamo di una persona, vedete, c'è anche tuo padre, vedi tuo padre dietro, Giovanni Petrazzi, ecco, sta insieme a me Giovanni là dietro, cioè, e c'è anche Piero Dal Pane con Mattioli, vedete, sta facendo la foto Giampaolo e Varenne. Ecco, io la cosa che però mi chiedo, io sono stato e ho seguito tutta la parte dei media, le televisioni sono venute, è stato Claudio Icardi con Rai Sport, è venuta Mediaset, però i giornali ne hanno parlato pochissimo, solamente un po' il Messaggero, un po' il Tempo, i giornali sportivi, sembrava come se l'evento non interessasse. Ma per quale motivo si parla esclusivamente male dell'Ippica quando c'è un problema? Ma quando ci sono questi eventi che portano i bambini, i giovani, guardate le famiglie che venivano lì per fare la foto e toccare Varenne, non c'è questa comunicazione. Allora qualcosa sbagliamo anche noi, io credo. Chi risponde? Io penso che sbagliamo come italiani. C'è Pietro Sinistri che vuole rispondere. Sbagliamo anche con noi qualcosa, noi ippici. Forse non so. Posso dire una cosa, per i giovani oggi quello che dico potrebbe essere un'eresia. A Tor di Valle vi fu Delfo Cashmin Bar. Era una sfida tra un italiano 78. E un americano. Cioè è una corsa a due. Di per sé era un testimonial dello sport assoluto tra due cavalli, un italiano e un americano. Fu fatto a Tor di Valle. Vennero 40 o 35 mila persone che tornavano dal mare. Oltre le corse ordinarie ci fu questa corsa straordinaria, che è un po' la passione tra l'italiano o l'americano, tra la sfida tra un cavallo baio e un cavallo nero. Pure nel derby del 98, Varenne Viking Kronos, c'erano oltre 12.000 spettatori. Perché si crea lo spettacolo? Perché c'è la competizione, perché c'è il personaggio, perché c'è lo spettacolo in per sé. La gente è attratta anche dalle novità. Noi oggi nell'Ippica, qui non faccio ammenda a me stesso, trasmettiamo queste corse che sono piatte, senza spettatori, solo improntate al gioco, e penso che non potremo andare avanti molto se non faremo vedere le tribune, ma le tribune abbiamo vergogna di farle vedere, mentre ad Ascot, se voi andate, le telecamere sono all'interno, dove la retta d'arrivo si vede con 40.000 o 50.000, a Parigi o a Auteuil, ai salti, al galoppo, è pieno di gente. Allora perché c'è la gente, che è sempre lo stesso tipo di corsa? Perché credo che lo spettacolo sia più bello, perché c'è un marketing dietro e soprattutto perché si è ricreata la passione, non solo per la scommessa, ma per quello che c'è. Era New Market, ve lo dico, New Market, per sbaglio vado a comprare un cavallo al galoppo che adesso ho, con Giorgi, un allenatore bravissimo. I fratelli Giorgi, che salutiamo. E fanno l'asta del galoppo, 4.000 cavalli, in contemporanea alle più grandi importanti corse a Newmarket. Esco finito l'asta, a mezzogiorno c'è una pausa, 4 ore di corse, una più bella dell'altra. Tutti vestiti bene, tutti eleganti, tutto gratuito, perché? Per promuovere il cavallo. Allora noi non dobbiamo pensare solo alla scommessa. La scommessa è solo una piccola parte dell'Ippica, poi c'è tutto il contorno,
come diciamo, bar come fa Napoli, Roma e anche Milano, penso Padova, c'è il bar, il ristorante, la sala giochi, forse c'è anche la sala bingo, c'è un po' di tutto. Allora, se voi andate a vedere in America, questa atmosfera, ricreare anche gli ippodromi che tornino ad essere un palcoscenico nel weekend soprattutto, dove fare tutto quello che si può, allora, fare, che non si può fare forse un po' in città. Faccio Funari, regia, mi fai rivedere le immagini finali di Varenne quando si saluta con Maurizio Mattioli? Su quelle immagini vado a salutare e coinvolgo il direttore Elio Pautazzo, perché ecco, questo è un testimonial che ora fa lo stallone, avrà 20 anni il 19 maggio, ma nel galoppo noi ce l'abbiamo un testimonial che si può creare degli eventi particolari, è Priore Philip. Priore Philip certamente ce l'abbiamo, lo stiamo curando moltissimo perché ci ha salvato come rating e lo speriamo ancora lo faccia. Tant'è vero che noi stiamo investendo proprio anche con, insomma, con Luciano Monaldi, il suo proprietario, cercando appunto di coinvolgerlo nelle corse della primavera italiana, quindi Roma e Milano, e quindi è una grande opportunità ci dà Priore Philip, sul quale lavoreremo e stiamo già lavorando. Quindi direttore, io la ringrazio, le faccio un grosso in bocca al lupo, noi ci vediamo logicamente alla riapertura delle Capannelle che sarà il 1° marzo per il galoppo e domenica. Domenica e il galoppo, e mercoledì 5 marzo per il trotto. Grazie direttore di essere stato qui con noi, un ringraziamento particolare di cuore all'amico Pietro Sinistri, un grosso in bocca al lupo. E Pietro, sei ridiventato dei nostri ormai. No problem ippica diventa così anche casa tua, eh? Ogni tanto ci devi venire a trovare, magari la prossima volta vincitore di un gran premio. Vi ringrazio l'ospitalità, tornerò presto anche perché non siete lontani dal mio ufficio, dalla mia casa, siete nel mio cuore, gli ippici ci conosciamo tutti, siamo una grande famiglia. Idee ce l'hai date? Io mi auguro a tutti gli ippici di provare le esperienze che ho avuto io e li auguro con cuore, perché devo dire che vincere un derby, essere nel galoppo, nel trotto, ritornare è un po' come ritrovare la famiglia, quindi chi non ha ancora provato provi, chi c'è nell'ippica non se ne vada, che secondo me c'è una grande speranza nel futuro. Grazie Pietro, un saluto dall'altra parte dello studio a Carlo De Cesari e Romolo Pedrazzi, grazie ragazzi, alla prossima. Grazie a voi. A te. E naturalmente chiudo con Giuseppe Moscuzza. Giuseppe, questa settimana il weekend sarà scarno di gran premi, però belle corse in tutti gli ippodromi. Belle corse, interessanti, c'è Pisa che propone il Ribot, quella dei Fantini, la manifestazione dei Fantini molto interessante, grandi corse anche al trotto, in giro, il galoppo anche a Siracusa. Ci divertiremo, ma naturalmente la primavera che esploderà dal mese prossimo tra Milano, Capannelle e così via, anche con l'infittirsi della stagione pisana in vista appunto del Pisa che è la prima classica. Bene. Sarà fantastica. Grazie Beppe, una buona serata a tutti voi cari amici che ci avete seguito da casa, logicamente YouTube è sempre a disposizione per tutte le trasmissioni No Problem Ippica, e con No Problem Ippica sei sempre a cavallo. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Oh!